joined your channel. Azzo? Velux. Il mio amico Velux. Ma no, io, il tuo miglior amico. Quanti bei momenti passati insieme, Official Velux. Troppi, forse. Mio fratello, oggettivo, Official Velux. Che cosa combini di bello oggi? Stavo chillando in Just Chatting. E che stavi raccontando in Just Chatting di bello? Flashback. Ci sono delle regole su come buttare l'ancora, no? L'imbarcazione deve essere in direzione della corrente e l'ancora deve essere davanti alla barca che sta dietro. Correggetemi se sbaglio, una roba del genere. Mi concentro come buttare giù l'ancora e nel frattempo capiamo dove stiamo andando. Nel frattempo Alice era strapresa dal fatto che io stessi buttando l'ancora. Non si è resa conto che il gommone stava andando alla deriva. La corrente ci ha infilato in una ulteriore caletta, ma di scogli. Praticamente io sono finito con il gommone dentro a tutti questi scogli enormi, ok? Ci sono finito dentro e non potevo uscire perché la corrente spingeva dentro agli scogli. Da persona intelligente ho detto: spingo il gommone, nel frattempo tu in qualche modo prova a con le mani stando sopra a spingerti dagli scogli e uscire fuori. Al che spingo, lei si aggrappa a uno scoglio, spinge dallo scoglio, la barca prende un'altra corrente, che c'era un incrocio di correnti strane, lei prende e va via. Io mentre spingevo sono rimasto lì a mollo in mezzo agli scogli, con la corrente che mi spingeva dentro agli scogli, ero lì che nuotavo e dicevo: sì, vai Ali, butta questa ancora, c***o, butta l'ancora. E io ero così che nuotavo, nel frattempo c'era Alice che andava con l'ancora che era da buttare, io ero così, ho detto sì, alla prossima. End of flashback. Hanno tolto post, quindi tutti quelli che facevano reaction all'Isola dei Famosi, tutti quelli che hanno fatto la pupa il secchione, il Grande Fratello, amici, queste state qua non si possono più fare. Io personalmente godo. Questo lo faccio per te, zillo. Non so se dietro lo Yeti c'hai tipo il gain e c'hai tipo una rotellina e abbassalo un pochino perché magari è troppo alto, magari in stream dopo te va tipo in come si chiama quando ti esplodono in rape, esatto, quindi se lo abbassi un pochetto magari va meglio. Perfetto, grazie mille Zeno. No, l'hai alzato, no, al contrario, dell'altro. Sì, abbassalo. 5 squat. Folco 06 è ritornato nel gregge per 3 mesi. Bella Gianchi. Le ginocchia ci salutano come sempre, ma quello è un dettaglio. Buonasera Cristiat, a posto? Ho finito tutto adesso bene, di lavorare. Periodaccio per noi ristoratori fare asporto. Cazzo. Riesci a farmi vedere il nuovo tatuaggio? Come no? Zanolov. Certo, frate, Zanolov. Certo. Tutto per te. Ma su te stesso l'hai sperimentata questa cosa? Cioè tu bevi il caffè e voglio andare a dormire, non ho capito. No, perché... Me la immagino, cioè per quanto ti possa magari attivare mentalmente, che poi può essere anche un po' di effetto placebo, però me la immagino che ti... Ho capito, il ma fatto se che ti attivi tipo... mentalmente non significa che ti renda più felice. L'unico uomo al mondo che viene rattristito dalla caffeina. Ma non, però... non è che essere attivi mentalmente ergo... felice. Ah, ecco perché tu sei così, sei sempre così felice, perché sei stupido e la caffeina ti fa diventare intelligente, quindi ti fa diventare più triste. Ho capito, dai, si scherza. Mamma mia, subito non si può dire niente. Mamma mia, dai. La vuoi vedere? Volo un minuto la cerco. Per chi non lo sapesse, lo sdrogo era una bevanda energetica che vendevano nello stand di Melagodo
ai tempi dei vari Games Week e Romix. Non so se tu, prof, la conosci, ne hai già sentito parlare. Dello Sdrogo sì, ma della leggenda, della vera storia dello Sdrogo sì. Forse no. E era questa lattina di una bevanda energetica che, immaginati la Red Bull, però tre volte più potente, è quella lì. Io non so che c***o ci fosse lì dentro. Ne bevevi una lattina e rimanevi sveglio due giorni. Era proprio marchiata me la godo. Sì. Ma che cavolo stai a dire? Ma c'è pure l'autografo, Jimmy. Sì, c'è qualche... non lo so, ma è... prima era... una volta era piena, mo vabbè. Beh, sono... ovvio, cioè... vabbè, ma è tipo... è solo Frax che si vede. La pozione per Obelix. Ci sei caduto sì. Dentro tu lo Sdrogo, Jimmy. E ma è ancora piena, eh. È piena. Io, ma ho una rivelazione per te. Dimmi. Tu hai presente... Xuderone. Ma è il mio idolo. È l'idolo di tutti noi, mi sa. Io la cosa che ho scoperto, che mi ha rivelato Delux in streaming qualche giorno fa, è quello che non ti aspetti. Perché Xuderone è un amico di infanzia di Just Ron. Di Just Ron. Beh, infatti, sì. Lo sapevo. Grazie per le patatine, Ron. Sono rimasto sconvolto da questa cosa, veramente. Ma tutto... vedi com'è piccolo il mondo. Esatto, capito? Tutti collegati. È incredibile. Xuder dentro me la godo? Kiss Gianco 3, Kiss Gianco 3, Kiss Doppel 3, Kiss Gianco 3, Kiss Gianco 3, Kiss Gianco 3, Kiss Gianco 3, Kiss. Così. Vai uomo! Uno. Oh, due. Io poco. Itza Sma Cirdix 100. 4. GIANKOSQUOT. 6. 7. 8, 9, 10, 11, vai uomo! 12, 13, 14, 15, su, Microonde! Minchia raga, che casino che fa. Oddio, scricchiola. È normale che scricchiola? No, fermo! Scricchiola troppo! Aiuto! Raga, io ho paura. Ho paura di microonde. Ci sta, però, boh, non lo so. Chi c***o è? Come ha sentito quest'altro? Sound resume. Microphone activated. Cioè, a te chi c***o te l'ha detto? Perché mi hanno detto che vuoi fare una warzonata? Madonna, ma c'ho gli snitch supremi! Ci sono le spie qua. Ci sono le spie, vuoi giocare, Gianchi? Ma io ho due spari, me li faccio e poi vado a letto. Che dici? Ma sì, ma famose un'orettina e mezzo così di Warzone e poi va. Va, se famo due spari su Warzone. È namo. Gianchi, ma tu quando è che lo fai uscire il merchandising? Anzi, io voglio far uscire... le mutande. Quelle le mutande con la pecora? Però solo per linea donna. Linea donna? Ah, sì, linea così donna. Mandano le foto poi. Cazzo! Ma il tuo cervello è una cosa troppo più grande. Ma che sei, non porca? Tixed! C'è una zona, devo ancora capire come funziona. C'è una zona, boys, dove tu quando tiri il pugno, proprio tipo qua e qua. Però qua è raro, cioè se... Arrivano, eh. Salgo sul tetto. Vieni su, Gabbo. Sto ritornando. Sto pompa. Cos'è sto pompa? Carinissimo. Sta pushando dentro, raga, mi sta pushando. Fatto quello sopra. Fatto un altro. Non ti interessare. No, ce n'era un. Tranquillo. Se aspetti il problema. Non ho mercato comunque. E mi hanno sparato pure dalla finestra fuori. Però. Oh mio Dio! Mamma mia, te mi dispiace. Te è finito. Fallo fuori o conquista l'obiettivo.
Sta ricaricando, Jack. Preparati a rientrare in azione. Zano, Zano, Zano. Uno buono, ho fatto? Come te pio? Scendi, Jack, scendi. Oddio, ma oh, che... Scendi, fidate. Ti senti meglio? No. Volo. Voli, voli che sì. Staccato questo qua. Era più alter questo, fatto. Era bruschetta, sì, era bruschetta. Vai, GG. Quella è la specialità della casa, io prendo le persone in mid-air. È bello, bro. Cioè, è una capacità quella, bro. Si chiama... È la capacità del tocco dell'angelo, bro. 4, 3, 2, 1. Testa di c***o. Mi vuoi ticchinare, eh? Mi vuoi ticchinare, guarda. Zumbate e sparate. Testa di c***o. Porca parato. Il tuo team è tra i primi 10, maestro. Ti sbagli. Incredibile. Che strana modalità, però. Sì. Chi è che si permette di sparare? Ah, sei tu. Ah! Oddio, non mi dire che l'ho preso. Non posso averlo preso. Mi sa di sì, ti m'ha annientato, Marzo. No, craccatissimo. Ma what the f***, da dove è uscito questo, ragazzi? Siamo morti? No, Berlino è vivo. Ne è uscito uno da una Berlino è vivo, cheat. Spera una botte di ferro, Berlino. Berlino è vivo, cheat. Oddio, dove c***o sono passato, raga? Ho fatto un tunnel nel... Mi sa che vuole. Fatti due a terra, raga, due a terra. Lo termino. Finito, confermato. GG. Altri dietro, vai che spingiamo. Oggi finisce male, ragazzi. Ma anche perché succede di tutto su Warzone, lo sai. Ogni partita. No, normale. Imprevedibile. Normale. No pressure, Leo, no pressure. Ma sì, ci. E quando rompi i vetri o... Ok. Cecchino da Verdansk. Maestro, ma salve. Ti è spiaccicato? Sì, no, è un cecchino, mi ha preso da lontanissimo. Il cecchino. Devo pregare questi non mi vedono. Sopra lui. Fate close. Staccatemi il c***o, seghe di Bram, fuori dai c***o. Sopra. Non sono riuscito a salire. Te li stunno. Uno non è stato, sono due. Buttato uno, bro. Due, ci siamo buttati. Bravo. Altro? No. Fatto. Bravo. Si appresta, bravo. Non saldi, eh? Se c'è saldi, dimmi di sì, perché io già. Quello dietro, visto? Laserato quello dietro. Capito. One shot. Lancio una granata. Ho ucciso uno. C'è anche l'amico dietro. Fatti, via. Bravo, let's go. Ho sparato l'altro, bro. Gioca la vita, zio. Avete del gas in arrivo. Hai fatti? Sì, ti resto anche ora. Bravo, ok. Audio. Hai visto che fine hai fatto, zio? Guarda che io avevo il patentino per guidare. Io ho guidato già gli aerei, eh. Guidato, sì. Ovviamente. Beh, sono salito su un cazzo di biplano, biposto. C'ero io che guidavo e c'era il tipo che stava sudando di fianco a te. L'istruttore a fianco a me che sudava sangue e che ogni tanto che perdevamo quota faceva no. Oppure troppo in alto, no. Vabbè, ma scusami, a parlare di appunto per quello. La Pagani, nel senso. Ah, intanto la Pagani è fortissima. Io mi afterrò anche perché collega di lavoro. Ma fatela culo già strompa io. Ma io stacco la cam. Ma ragazzi, cioè, ragazzi, siamo per aver mantenuto. No, Matteo, dai. Ok, torna. Ragazzi, siamo effettivamente colleghi di lavoro, nel senso che la I Serie A la commentiamo assieme, cioè. Ma chi tu e? È la Pagani. Non sta prankando in realtà, è vero? Ragazzi, ma noi non abbiamo parlato di una cosa. Scusatemi se interrompo l'episodio, cioè il tema sportivo. Ma vi siete resi conto che è morto
il principe Filippo poche settimane le dopo bufata, che noi sì. abbiamo detto morirà a 99 anni? Sì, ci ho pensato quando... Devo giocare al fantamorto. Mm. Ci ho pensato quando ho detto, ma allora non c'è veramente arrivato ai 100. Cioè, lo possiamo dire che è... Ecco, ma ci l'avete scusiamo. Buffata voi? Sì, noi. Abbiamo detto, guarda, secondo... Mo non mi ricordo chi l'ha detto, però mi ricordo che uno di noi ha detto non arriva a 100 anni. Eravamo noi, sì. Eravamo noi. Eravamo io, quindi, io vorrei scusarmi con la famiglia reale. Anch'io. Mi sento in colpa perché per 99 lunghi anni ci abbiamo creduto e poi gli abbiamo rovinato i sogni. Con la regina. Un saluto Elisabetta. Saluto Elisabetta. Elisabetta persona. Quanto ci mette ancora? Cioè, non muore quanto mai. Gli manca per i 100? Flexerei un Romano Prodi, ecco. Grande Romano. Carlo Azeglio Ciampi. Il mio questa... è Ciampi. Il mio Ciampi, è sempre stato sostenitore di Ciampi. Che figata. Ragazzi, mamma mia, si ride. Oh. Ma non si può scherzare su niente. Poi no, ma basta. Che t'hanno detto? Adesso da Berlusconi è veramente il mio politico preferito. Ma avete rotto i c***o? Oh, no, no. Ragazzi, non dovete far arrabbiare il... Ma anche qua adesso, in chat per esempio, non si può scherzare su sta roba. Qualcuno ha detto, ma io non apprezzo che Cozzolone. Ma che c***o dici? Cosa devi? Ma come ti permetti? Ma porco... Siamo tutti sui simulatori, quelli di Formula 1. Ne mettiamo 5-6 di fila e noi IRL, uno di fianco all'altro, facciamo il vero e proprio gran premio. Tutto. Tu non hai idea di che livello di competitività che potresti sbloccare all'interno di quella stanza. Io vengo, io guarda che io mi vengo con Jean Todd. Esatto, anch'io vengo quello, con team. Quello, team radio, quello è la intro per poi spaccarci nei go-kart IRL dentro, proprio dove ti fai male. Però i go-kart facciamoli come Super Mario, cioè che ci lanciamo le cose. No, non parli di... Tu non hai visto i go-kart quelli che vanno veri, zii. Quelli vanno a 80 all'ora i go-kart, che vai, se vai fuori pista finisci dritto in ospedale. Nessun problema. È un inside joke. Che a scambio di coppie? Inside joke tra chi, scusa? Bravo. Scambio di coppie? Sì. Ok, no, non l'ho mai considerato. No, non l'ho mai considerato. Però pensiero. Avevo capito di sì. Avevo capito. Ma anche perché... Cioè... No, ma no. Vita perfetta. Sì, sì, anche sì. Per... No, vabbè, Dredd, ti becchi una di 8 anni più vecchia, E tuoi. Vabbè, se vuoi cambiare... Ma scusami, Dredd, cioè non ci vai a perdere, nel senso... In che senso? E se ti becchi Johan al posto di Michelle, ti becchi una più vecchia, E tu ti becchi quella inesperta nella vita? Ah, attenzione, inesperta nella vita! E poi ricordati che se tu prendi Michelle, vi accoltellate. Ma neanche al ciao dicendo? Arriviamo. Ma che contesto è? Non sei d'accordo? Ma no, ma perché dovresti accoltellare perché Michelle? Perché sono... Ma sono siamo troppo invivibili uguali. Assieme io e Michelle. Sì, allora, per quanto poi dalla bocca mia possa sembrare mezzo un discorso ipocrita, secondo me, perché comunque alla fine, cioè, io non ho studiato per dirti, non ho mai studiato, eppure comunque la mia via l'ho trovata lo stesso. Però io questa, la via mia, ad esempio, la ritengo una via fortunata. È difficile che una persona magari appunto dice no, non studio, voglio far della mia passione il mio lavoro e riesca sempre a farlo, no? Penso che sia mezzo normale. Quindi io diciamo che almeno il c***o parato, secondo me, con lo studio lo devi avere, per forza. Infatti ho preso il diploma, per quanto poco possa valere per quello che è, però in sé... Lo studio, secondo me, è la cosa più importante. Poi fare della propria passione il lavoro, come magari è successo a noi, è molto più complicato. E noi ci abbiamo avuto... Sì, siamo stati bravi, perché cioè io questo dico, noi non è che dice solo c***o, perché c'è gente che ti guarda e ti dice proprio mazze c***o, cioè, non è solo c***o. Cioè noi lavoriamo tanto, abbiamo lavorato tanto senza prendere una lira per tanto tempo per permettere appunto... a questo momento di arrivare e di essere qui presente, perché se no veramente era impossibile. Però io direi sempre di studiare, sempre. But you must keep going. Stick it out.